Miami? Sei incinta? Sì. Noi facciamo un altro figlio, eh? E sti cazzi! Giuseppe, volevo sapere, tu hai detto in conferenza stampa che non volevi assolutamente essere castrante con il linguaggio di Mattia Torre. Che scelte hai fatto per evitarlo e l'idea anche di mantenere un aspetto fumettistico, diciamo, in alcune scene, è stata una tua idea o ti veniva un'eredità di Mattia Torre? No, questo aspetto del fumettistico, siccome me l'hanno già fatto notare, mi comincia a incuriosire. No, non è stata una mia idea, cioè non avevo nessun riferimento fumettistico, onestamente. Però comincio a pensare che evidentemente può essere che sia così. No, però non è che, diciamo, c'era un intento registico di non castrare la sceneggiatura, cioè non è questo, è semplicemente stare molto in contatto con quel testo lì. Diciamo un'altra cosa, dico semplicemente che è talmente forte tutto quello che è scritto, che appunto dopandolo con qualsiasi movimenti di macchina particolari o calcando alcune intenzioni, paradossalmente l'effetto che ottieni è proprio l'opposto. Invece a voi due volevo chiedere, è stata la vostra prima volta sul set, cosa vi siete regalati e che cosa vi è stato chiesto di fare? Beh, non mi ha regalato niente, diciamo. Non è vero. Non è vero, poi l'hai dimenticato, ma io una cosa te l'ho portata. Ah sì, il salto con l'asta. Esatto. Piccolo che non fa gesti, poi che sembra che non sia sempre in testa. Io ti ho regalato, scusami, altri momenti, però... però il salto con l'asta mi sembra spiegato, con l'asta. Perché sennò no, è difficile. È una performance che ecco, mi diverte dai, molto. Il carico una performance mette. Che mi diverte no, molto. No, ci siamo molto diversi, ci siamo regalati il fatto di ascoltarci e di divertirci, insomma. Non c'è cosa peggiore di avere di fronte o di lato un collega o un attore che non ascolta. Io penso che con Paola non avevo mai lavorato, diciamo, all'interno di un linguaggio come quello cinematografico. Avevamo fatto tantissime piccole cose dove valeva tutto, quindi non contano, anche se insomma, continuiamo a vergognarcene tantissimo. Però insomma ho trovato un'attrice con cui ero sicuro e mi sarei divertito, mi sono divertito tanto e potevo insomma andare dappertutto e farmi portare dappertutto. Credo che lei, sto parlando anche per lei, quindi se hai un'altra domanda per lei, lei passa direttamente alla prossima. Guarda, ci siamo regalati il primo film insieme, e anzi ce l'ha regalato Mattia, e penso che questo sia un regalo dopo tanti anni, insomma, di conoscenza e di amicizia. E di indifferenza anche sì, rispetto alle proprie carriere, poi ecco, è arrivato questa cosa non a caso, credo. Si supera mai la solitudine di essere genitori? Si supera se arriva, perché non è detto che arrivi una solitudine nell'essere genitori, però in questa storia spesso ci si sente soli, ci si sente un po' abbandonati anche da determinati punti di riferimento che spesso sono i nonni, soprattutto nella società italiana sono molto presi in considerazione, perché quando vengono a mancare poi come supporto alla crescita dei figli, insomma, diventa un problema. Questo problema si presenta e quando succede sicuramente i nostri personaggi si sentono soli. E beh, insomma, non si supera con la collaborazione, col dialogo, è quello che cerchiamo di fare anche, no? I nostri due personaggi cercano di fare in questa storia. Secondo me si supera anche cambiando con piccole cose, magari nei propri spazi, nei propri contesti, la cultura dell'essere genitori, no? L'abbiamo detto, lo stiamo dicendo da un po' oggi, ma il fatto di vivere il diventare genitori come una benedizione, una maledizione, insomma c'è una letteratura dietro enorme che crea aspettative che puntualmente uno non si sente in grado di raggiungere, quindi se si cambiasse questa, se si riuscisse a vivere con più leggerezza e si riuscisse ad accettare anche che essere padre e madre improvvisamente sia un colpo grosso, difficile, ma non la fine della vita o l'inizio di una vita volta non so a che, insomma, la beatificazione, insomma, se ci fosse un rapporto un po' più sano con tutto sarebbe tutto più facile, forse. È anche un film sull'imparare a restare, sull'accettazione, sul resistere. A cosa dobbiamo resistere oggi? Beh, oggi a queste interviste noi siamo qui da 15 ore, quindi siamo qui, restiamo, non ci siamo mai mossi e stiamo cercando di analizzare il film che fra poco ci farà venire da piangere, però siamo qua.
noi siamo qua. Invece nel film il pianto del bambino viene sostituito dalla sonata ottava di Beethoven. Se voi doveste scegliere una canzone che rappresenti i vostri momenti di incazzatura maggiore... Io ce l'ho. Ed è un omaggio. Cacao meravigliato di Paolo Cortellesi. Farei partire quella, capito? Ogni momento un po' di... No, non ce l'ho, però forse prendo in prestito la tua. Sai? Perché prende la CIA da se stessa, capisci? Lei riesce a... Alla fine questo secondo figlio è un gesto eroico o è una cazzata? È una cosa naturale che abbiamo sovraccaricato di ansie e responsabilità. Forse è semplicemente una cosa naturale che c'è, che è avvenuta e che è frutto di insomma una... un grande amore, non soltanto il momento del concepimento, dico anche proprio della coppia che stiamo raccontando in questo film specifico. Nel film si parla anche di anziani che tengono in scacco l'economia nazionale. Quanto siete d'accordo con questa? Mi fa ridere solo il concetto, capito? A me è questo che di Mattia mi piace. È verissimo. È ed è detto bene poi, capito? Senza questa... i nostri libretti di risparmio, dice la madre, saremmo finiti come la Grecia. È vero. Non vi scordate che però anche il cinema va avanti. Grazie. Insieme agli anziani. Gli abbonati quindi... del teatro sono gli anziani. Insomma, lei rivendica, nel caso del specifico del film, mia madre nel film rivendica questa loro... responsabilità, insomma, quello di essere veramente fondamentali non solo nell'economia familiare, non solo nell'assetto familiare, ma anche nell'economia proprio generale del paese. Ed è vero, io trovo che aderisca molto alla realtà. Grazie. Ciao, grazie. Se tu non fai cazzate e rimaniamo uniti, vedrai che la superiamo. Dimmelo ancora, che andrà tutto bene. Andrà tutto bene.